3, 2, 1, giochi. Una corda, fuori, fuori. Mi dedico al parapendio da circa 7 anni e nel corso degli ultimi 2 anni ho deciso con alcuni amici di creare questo gruppo di nome Fly Ticino per promuovere voli biposto in Ticino, per promuovere i nostri territori, per far conoscere sia alle persone del luogo ma anche ai turisti le meraviglie dei nostri paesaggi, delle nostre montagne, perché viste dall'alto offrono dei punti di vista completamente diversi che chiaramente visti dal terreno. Quello che molti non sanno è che il parapendio è uno sport che si può praticare tutto l'anno, 12 mesi all'anno, e anzi molto spesso i voli più belli sono quelli fatti in inverno, con le montagne nevate. E è anche naturalmente molto bello in estate, in primavera, e diciamo che ogni stagione offre dei panorami diversi. È uno sport che va bene veramente per tutti. Io l'ho praticato addirittura con mio nonno di 86 anni ed è stato uno dei momenti più belli della sua vita, questo mi ha detto. E l'ho praticato con persone che hanno la paraplegia, ad esempio, con bambini, lo possono fare veramente tutti, quindi direi solo donne incinte, chiaramente sarebbe meglio evitare, e persone che magari hanno dei gravi problemi di salute per i quali il fatto di essere in aria a 2000 metri d'altezza potrebbe non essere proprio consono alle loro condizioni di salute. Gli incidenti nel parapendio non sono molto frequenti, è normale che capitano come in ogni sport, e capitano quasi sempre al 99,9% dei casi per un errore umano. A tutti quelli che vorrebbero avvicinarsi al mondo del parapendio consiglio innanzitutto di provare a fare un volo biposto con un istruttore abilitato, e in questo modo avranno modo di provare sulla propria pelle l'esperienza del volo, vedere se è qualcosa che piace, se è qualcosa che convince. Addirittura durante il primo volo si può anche provare a guidare un po' insieme all'istruttore, ed è una sensazione unica al mondo, veramente bellissima e indescrivibile. Bisogna proprio viverlo sulla propria pelle. Ciao Ticino Online, ci vediamo! Ciao.